Salve a tutti e benvenuti nel primo tutorial su After Effects di questo canale. Come primo tutorial tratterò di un plugin molto bello che ho scoperto qualche giorno fa. Il plugin è della famosissima Video Copilot, che è una sorta di compagnia che crea effetti speciali e plugin per After Effects e si chiama Element 3D. Questo plugin è un plugin eccezionale, veramente un plugin molto utile, soprattutto per poter creare delle intro fantastiche. Vedremo tra poco questo plugin in cosa consiste. Intanto vi faccio vedere quello che andremo a creare in questo tutorial, che ho già renderizzato qui. Andremo a creare questo in questo tutorial. Quindi una scritta che si zooma in questo modo e poi si va e schiacciando così. Andremo a creare questa scritta. Qui su After Effects ho già il progetto. Trovate questo progetto nella descrizione del video se volete dargli un'occhiata. Io utilizzo After Effects CS6, quindi non so se sia compatibile con le versioni precedenti, però con le successive, quindi un eventuale CS7 in futuro dovrebbe essere compatibile. E ovviamente questo progetto sarà corrotto se non avete questo plugin, quindi scaricatelo soltanto se avete questo plugin. Allora, per cominciare, creiamo una nuova composizione. Io la chiamo Element 3D. Come preset utilizzo HDTV 1080x24, che sarebbe il preset che utilizzo sempre per questi video, in quanto è la risoluzione HD 1080p a 24 fps, che è il frame rate con il quale registra la mia reflex. Lasciamo tutto invariato, clicchiamo su OK. Adesso andiamo su Project, troveremo la nostra nuova composizione. Qui c'è la composizione del progetto, del file di progetto di prima. Ok, troviamo la nuova composizione. A questo punto creiamo un solido. Creo un solido con colore nero. Assicuriamoci che sia della stessa grandezza della composizione, quindi clicchiamo su questo pulsante e quindi clicchiamo OK. Questo solido lo utilizzerò come sfondo per l'animazione, quindi lo rinomino come sfondo. A questo punto utilizziamo l'effetto ramp, sfumatura o gradiente, non mi ricordo in italiano, e lo trasciniamo qui. Sul ramp shape mettiamo radial ramp, quindi sfumatura radiale, e porto il secondo valore di start of ramp a 240. Anzi, un pochino più in basso, facciamo 540. Ok, perfettamente al centro in questo modo. Start of ramp sarebbe il colore centrale. Lo faccio di un grigio non troppo chiaro. End of ramp, che sarebbe il colore esterno, lo faccio nero. A questo punto abbiamo uno sfondo con un gradiente, diciamo, rotondo in questo modo, che è abbastanza carino. È lo stesso che ho utilizzato per il video come esempio, video di esempio. A questo punto creo un nuovo layer come te testo e scrivo qualcosa. Quindi scriviamo ad esempio tutorial 3D come nell'esempio. A questo punto devo allinearlo al centro. Per fare ciò vado su Window, Align, e quindi clicco il secondo interruttore e il penultimo. Il secondo lo allinea orizzontalmente al centro, mentre il penultimo lo allinea verticalmente al centro. A questo punto, questo non mi serve più visibile, quindi lo nascondo. Creo un nuovo solido. Questo solido lo chiamerò Element 3D. Sempre assicuriamoci che sia della stessa dimensione della composizione. Clicchiamo su OK. A questo punto, dagli effetti, cerco Element, che vi ricordo è un plugin aggiuntivo. Dovete scaricarlo da qualche sito oppure potete acquistarlo sul sito di Video Copilot. Lo trascino sul layer Element 3D e a questo punto non accadrà nulla.
però il layer diventerà trasparente, infatti come potete vedere è visibile il layer di sotto dello sfondo. Dai parametri del plugin vado su Custom Layers, quindi vado su Custom Text Mask e come path layer 1 metto Tutorial 3D, che sarebbe la scritta. Non accadrà ancora nulla, clicchiamo su Scene Setup e si aprirà l'interfaccia di Elementi 3D. Clicchiamo su Extrude qua sopra in alto e vedremo il nostro testo in 3D. Per ruotarlo, trasciniamo con il tasto sinistro il mouse, possiamo zoomare con la rotella del mouse e per trascinare clicchiamo con la rotella del mouse. Il tasto destro del mouse sposterà la luce in questo modo. A questo punto è molto sfoglio, cioè vediamo semplicemente il testo estruso e quindi tridimensionale. Qui abbiamo diversi parametri per da smanettoni con i quali possiamo giocare per modificare il tipo di estrusione, ad esempio. Possiamo regolare, ad esempio, l'espansione interna in questo modo, possiamo rendere il testo più così. Oppure possiamo renderlo più grosso in questo modo, più sottile. Parametri con cui possiamo giocare. Ovviamente sono tutti resettabili, basta cliccare con il destro e quindi sul reset. Col destro e quindi sul reset. Andiamo sui preset, quindi andiamo su Bevels. Qui abbiamo diversi preset già creati da Video Copilot, già pronti per l'uso. Ci basterà selezionarne uno a caso, in questo caso scelgo Caution, che è lo stesso che ho usato per l'esempio, e lo trascino sul testo. Nell'esempio non ho apportato alcuna modifica e ho lasciato il preset così com'è. Andiamo su Scene e vediamo i materiali utilizzati. Bevel 1 è il materiale di default che possiamo anche cancellare cliccando col destro e quindi su Delete, oppure clicchiamo su questa freccia e quindi su Remove Unused Materials, rimuovi i materiali non utilizzati e rimuove automaticamente i materiali che non vengono utilizzati in questo preset. A questo punto, se clicchiamo su Shiny Light, possiamo applicare dei settaggi a nostro piacimento, ad esempio possiamo modificare il colore. Mettiamo caso che non ci piace questo colore dorato e vogliamo modificarlo, ci basta cercare il colore e quindi cambiarlo. Molto molto semplice. Possiamo renderlo ad esempio di un ciano chiaro. Notate anche i riflessi sul viola. Ci basterà andare nella refrazione e modificare il colore da qui. Ecco, molto molto semplice. Inoltre anche i materiali di default sono anche materiali abbastanza belli, guardate questa cromatura è veramente eccezionale. Environment sarebbe lo sfondo. Uno sfondo che ci consente di vedere il testo con diverse luci. Per abilitarlo, clicchiamo su Environment qua sotto e vedremo uno sfondo sfocato in questo caso e il testo al centro con le luci di questo sfondo preciso. Modificando lo sfondo, abbiamo diversi tipi di luci che agiscono sul testo. Se ad esempio noi mettiamo, che so, Garden. Sul testo vediamo le rifrazioni di questo sfondo. Questo ovviamente non intaccherà la visuale su After Effects perché è qualcosa che rimane all'interno del plugin, rimetto quello di default. Disabilitiamolo, clicchiamo su OK. A questo punto abbiamo automaticamente il nostro testo tridimensionale su After Effects. Questo ovviamente vale per qualsiasi cosa e non soltanto per il testo. Possiamo anche importare. Non ve l'ho fatto vedere poco fa, possiamo anche importare volendo dei modelli da Cinema 4D oppure da 3D Studio Max o Maya, quindi possiamo importare dei modelli tridimensionali creati con un software a parte e poi animarli all'interno di After Effects e farli
Fantastico, questo plugin vale ogni singolo centesimo di quel che costa. A questo punto passiamo ai settaggi. Chiudiamo Custom Layers. Andiamo su Group 1. Andiamo su Particle Look, Multi Object. Abilitiamo il Multi Object e questo ci consente di modificare le particelle, quindi ogni singola lettera, nel nostro caso, singolarmente. Aumentiamo ad esempio le dimensioni perché il testo era troppo piccolo, 2,50 dovrebbe andare bene, sì, e quindi aumentiamo il displace, ovvero la distanza che c'è tra una lettera e l'altra. In questo modo è troppo appiccicato, vedete, non si capisce niente. Modifichiamo il display se il testo si allarga dando più spazio alle lettere. Qualcosa del genere può anche andare bene. A questo punto possiamo giocare anche con gli altri valori, ad esempio X Displace che modifica il displace, ovvero l'ampiezza delle lettere sull'asse X, oppure Y Displace sull'asse Y, Z Displace sull'asse Z. Questo però non è visibile perché non abbiamo creato una videocamera. Creando una videocamera, New Camera, abilitiamo anche la profondità di campo e lasciamo tutto così com'è. Creando la telecamera possiamo visualizzare gli elementi tridimensionali. Abilitiamo il 3D nel layer di elementi 3D in questo modo. Ok, e adesso possiamo modificare lo Z Displace, abilitando il 3D anche nel testo. A volte funziona, a volte no. Comunque, sostanzialmente Z Displace cosa fa? Modifica l'ampiezza delle lettere sull'asse Z, quindi vediamo se riesco a farvelo vedere dall'alto. Lungo quest'asse, in questo modo. Ad esempio, mettiamo caso di avere qui una T. Qui la U ad esempio, qui l'altra T, qui l'altra O, eccetera, eccetera. In questo caso non è visibile per qualche motivo, comunque a volte funziona. Modificando invece Z Scatter Multi, abbiamo lo stesso effetto, però misto, nel senso che mentre Z Displace li porta tutti, li muove tutti contemporaneamente sull'asse Z, Z Scatter li muove in maniera casuale, quindi alcuni vanno avanti, come si può vedere, questo è visibile, alcuni vanno avanti in questo modo, altri vanno indietro. Se noi ci muoviamo con lo strumento Unified Camera, possiamo vedere le lettere che sono più indietro e quelle che sono più avanti. Questo veramente è molto, molto maneggevole questo plugin, è veramente anche semplice da utilizzare. Resetto la visuale della telecamera e resetto anche lo Z Scatter. Allo stesso modo X e Y, quindi X sull'asse X e Y sull'asse Y. A questo punto possiamo animare. Per animare portiamoci sul primo frame, quindi al momento 0000000 e clicchiamo sull'orologio negli elementi che vogliamo animare. Ad esempio, vogliamo animare l'X Displace, vogliamo che si stringe il testo come nell'esempio, quindi animiamo X Displace, clicchiamo sull'orologio che c'è accanto ad X Displace. All'inizio lo portiamo ad esempio ad un valore più alto, in modo che le lettere sono molto distanziate tra di loro. Mettiamo ad esempio 6, poi andiamo, zoomando in questo modo, andiamo ad esempio a 4 secondi e lo portiamo a 0. Quindi se noi ci muoviamo in questo modo vediamo l'animazione. Notiamo che si ferma in maniera troppo brusca, quindi allarghiamo il layer elementi 3D, allarghiamo tutte le varie voci fino a raggiungere quella display XYZ. Allarghiamo questa, selezioniamo i due frame e premiamo F9. Questo renderà i frame più morbidi e quindi l'animazione
si fermerà in maniera più morbida. Notate la differenza? Così è morbida, così invece si ferma in maniera brusca. Se non vogliamo premere F9, possiamo cliccare con il destro, andare su Keyframe Assistant e quindi Easy Ease F9. Adesso vogliamo fare delle altre modifiche. Vogliamo ad esempio che il testo appaia come in questo esempio, quindi da fuori va davanti alla videocamera in questo modo. Per fare questo, semplicemente andiamo su Particle Replicator, chiudiamo Particle Look, Particle Replicator. Questo gestisce tutte le particles insieme. Andiamo nello strumento di selezione, premendo V o cliccando sull'apposita freccetta qua sopra. E quindi animiamo Position XY e Position Z. Position Z sarebbe la posizione sull'asse Z e noi all'inizio la portiamo molto avanti in questo modo. Position XY è la posizione sull'asse X e Y e quindi la spostiamo in modo da passare al centro fra la I e la R, ad esempio in questo esempio, mentre su Y possiamo lasciarlo invariato perché siamo già sullo stesso piano. Potete vedere che siamo già sullo stesso livello. Lasciamo così. Andiamo al secondo numero 4. E resettiamo questo. E resettiamo questo. E abbiamo l'animazione. Adesso vediamo come fare in modo che le lettere ruotino in questo modo. Per fare questo, torniamo su Particle Look. E quindi notiamo X rotation multi, Y rotation multi e Z rotation multi. Questi tre sono i parametri di rotazione. Vi faccio vedere. X ruota lettere in questo modo, Y in questo modo e Z in questo modo. E qui c'è veramente da sbizzarrirsi. Da sbizzarrirsi, non riesco a parlare oggi. Quindi A4 mettiamo i 3 keyframe così, mentre A0 mettiamo in un altro punto, poi spostiamo il keyframe perché altrimenti non riusciamo a vedere niente di quello che facciamo. Modifichiamo X. Mettiamo ad esempio meno 80, meno 90. Ok, meno 90 e Y. Mettiamo 100. Vediamo. 270. Va bene. 270. Allarghiamo il layer di rotazione e spostiamo questi due keyframe all'inizio. Teniamo premuto Shift per farlo agganciare nell'esatto inizio del clip. E adesso abbiamo l'animazione di rotazione. Non è proprio la stessa dell'esempio, comunque avete capito più o meno l'idea qual è. Notiamo però un difetto, notiamo che in questo momento, in questo esatto istante, i modelli della lettera R e della lettera I clippano, ovvero passano uno dentro l'altro, il che è una cosa bruttissima, a me dà un fastidio assurdo questa cosa. Per risolvere, andiamo in questo esatto istante in cui clippano e modifichiamo il displace, quindi li allarghiamo. Sempre animandolo, mi raccomando. Quindi torniamo qui indietro, X displace, assicuriamoci che sia animato e li allarghiamo in questo modo. Lo stesso modo, più avanti, dove clippano di nuovo, li allarghiamo nuovamente. In questo modo non avremo più il clipping.
dei materiali. Se poi volessimo, possiamo anche aggiungere altri effetti. Se ad esempio abbiamo l'Optical Flare, che è un altro plugin di Video Copilot, possiamo anche aggiungere dei bellissimi effetti brillanti, ad esempio di luci o altre cose, a questa stessa animazione. Questo è alla base per la creazione di intro fantastiche, quindi penso che lo utilizzerò anche io fra qualche giorno per rinnovarmi la intro del canale, perché quella che ho creato con Cinema 4D non mi piace, è molto scattosa e brutta, non mi piace. Quindi credo che me la rifarò con questo plugin su After Effects. Mi sono già rifatto la intro sul canale del YouTube Poop, quindi sul mio canale principale, che è questa, adesso vi faccio vedere. L'ho creata appunto con questo plugin Element e con l'Optical Flare che vi dicevo. E la inizierò a utilizzare dalle prossime YouTube Poop in poi. Questo è ottimo anche per creare anche soltanto delle immagini volendo. Si può utilizzare anche questo plugin per creare delle belle copertine per i video e quant'altro. È un plugin veramente bello, potete acquistarlo sul sito di Video Copilot a 200 euro quello base, 150 euro quello base, 200 euro quello pro con alcuni shader, 250 euro quello che contiene element motion design e altre cose, e 500 euro quello studio che comprende tutti i pacchetti di Video Copilot, compreso anche l'Optical Flare. Ci sono anche altri modi per ottenerlo che io adesso non vi dico perché non posso, ma se fate delle ricerche troverete Element 3D anche con lo sconto del 100%. Non posso dirvi altro. Detto questo è tutto, spero che il primo tutorial su After Effects sia stato di vostro gradimento. Troverete nella descrizione il link di download del progetto di questo esempio. Assicuratevi di avere Elementi 3D installato prima di utilizzare questo progetto, altrimenti non vedrete i modelli ovviamente, non vedrete niente, soltanto lo sfondo e la scritta base appiccicata così in questo modo. O soltanto lo sfondo. E detto questo è tutto. Alla prossima, ciao.